quotidiana, inesorabile e malinconica erosione della memoria, solamente di ciò vale la pena di scrivere. Che mirabile e pietoso racconto sarebbe quello in cui potesse parlare la polvere dei nostri ieri, intendo resti di vite e frammenti di storie e di amori ormai morti e sepolti, come se un gran colpo di vento smuovesse l'incanto la ruggine degli anni. Ma come scalfire il tempo, visto che è una fatica immane scalfire le pagine di questo diario? Da quando mi sono ripromesso di strappare al fiume dell'oblio alcuni battelli del mio recente passato, sempre più spesso mi ritrovo a trascrivere queste righe in preda a un disagio crescente. Curvo sotto il peso di un impegno che diventa ogni giorno più insopportabile. Forza, mi parli di lei, Ottavio, butti fuori anche l'anima, mi incoraggia il mio maestro. E così accumulo appunti alla vigilia di ogni seduta terapeutica, alla maniera di un contadino che raccoglie legna per l'inverno. Il mio fuoco però non riscalda, ma raggela. Se qualcuno vi gettasse uno sguardo, se ne ritrarrebbe inorridito. Ricordi sfatti e pulsioni di morte popolano infatti le mie notti all'inizio di ogni autunno, quando tutto il passato sembra una corona di spine che mi opprime la testa. Quando si rinnova, cioè, quella stagione in cui la mia amica ha, ed è per lei che scrivo queste pagine, per la prima volta nella sua carriera di insegnante non ebbe più la forza di presentarsi in aula all'apertura del nuovo anno scolastico. Quanto avrebbe riso però sentendomi parlare di carriera lei, sempre così ironica e spensierata, esattamente l'opposto del sottoscritto. Stamattina, dando retta a un impulso improvviso, ho composto il numero telefonico dell'istituto dove Abby insegnava. Volevo chiederle se aveva un'ora buca per fare colazione insieme nel bar di fronte alla scuola, ma in quel momento ho capito che ciò era impossibile perché lei era morta, perché lei da tempo non era più di questo mondo. Ho messo giù la cornetta, mentre dall'altra parte del filo una voce spazientita chiedeva «Pronto? Chi parla?» E soltanto allora, dopo 3 anni dal suo addio, mi sono arreso all'idea di non poter mai più fare colazione con l'unica donna che io abbia amato. Raccontare e mettere in bolla gli usi e i costumi della nostra provincia, ossia l'eterno e immutabile carattere provinciale degli italiani, questa è sempre stata la mia vocazione più segreta. L'unica che mi sorregge ancora la penna quando al mattino mi rassegno a varcare di malavoglia la porta dell'eco delle Alpi. Ma di fronte a certi individui anche la farsa si rivela impotente e rischia di trasformarsi in tragedia, o quantomeno in una spregevole commedia, come mi è accaduto stasera con Donna Olimpia, quella vecchia dama da strapazzo che esercita nelle soffitte del palazzo e che mia nonna si ostina a frequentare per non so quali ragioni segrete. In realtà è una poveraccia che sopravvive facendo le carte a chi le capita a tiro, le ha fatte anche a me, dietro insistenza di Marietta, mia nonna, predice matrimoni e fidanzamenti, nonché ritorni sul trono degli ex regnanti d'Europa. Non ha altre fonti di reddito che io sappia, tranne un sussidio alquanto aleatorio da parte dell'Associazione Nazionale dei Reduci di Salò. Ultimamente sta seguendo con estrema attenzione, parole sue, il caso dell'ultimo pretendente al trono di tutte le Russie. Non esclude che l'affare possa riservare degli sviluppi clamorosi, le cui conseguenze sarebbero pari a quelle del terzo segreto di Fatima. A me, più modestamente, ha predetto un'imminente felicità coniugale di secondo grado
alludendo a non meglio precisati influssi femminei esercitati nei miei confronti da un novello angelo del focolare, sempre parole sue. Immagino si riferisca alla nuova collaboratrice domestica di mia nonna, che ho scoperto essere niente meno che Leopoldina, quando si dice i casi della vita. Sì, proprio la consorte di quel ceroplasta cattolico che si è clamorosamente autoevirato dentro un bordello e che adesso va in giro a vantarsene, manco fosse un martire della fede cristiana. Entri pure, dottor Ottavio. È venuto a intervistarmi, è vero? Allora scriva che ho accettato questo rendezvous con la stampa per fare un favore alla cui presente amica sapesse quanto è fiera di lei la nostra valida Marietta. E poi perché anch'io, al pari di tutti gli spiriti eletti, adoro Maria Callas. Ecco quanto ho voluto precisare quella tia, facendoci accomodare me e mia nonna in un salottino tappezzato di fotografie e cimeli della Repubblica di Salò. Al centro di quel museo fascista, incastonata in una pesante cornice argentata, risaltava un'immagine di Benito Mussolini. Sul margine della foto, in basso a destra, era tracciata una dedica che però non sono riuscito a decifrare. Ho notato invece accanto al duce la locandina ingiallita del debutto in Italia di Maria Callas, avvenuto il 2 agosto del 1947 all'Arena di Verona. Anche sulla locandina c'era una dedica, quella di Maria in persona, di cui ho immediatamente riconosciuto la nobile grafia svolazzante. A quella vista ho provato un tuffo al cuore e ho sentito fischiarmi le orecchie, come succede a ogni fanatico del bel canto. E con un filo di voce ho mormorato: accidenti, se la sorte mi avesse concesso di nascere prima, quella sera d'estate mi sarei spellato le mani ad applaudire la divina. Purtroppo questa mia ossessione callasiana incantò Donna Olimpia, la quale ne trasse rigore per i suoi sproloqui e vaneggiamenti. Come la capisco, mio bel giovane! E siccome anche lei possiede una spiccata sensibilità musicale e artistica, di sicuro avrà notato come l'edilizia popolare moderna abbia rovinato questo quartiere un tempo assai signorile, squalificandolo irrimediabilmente. La invito pertanto a non confondere la soffitta di questo rispettabile condominio, di cui anche lei ora è un inquilino, con le topaie che ci assediano da ogni parte. In fondo questa soffitta, da che un tempo io elessi a mio domicilio in circostanze fatali, è sempre stata considerata e annoverata tra le magioni più distinte del Trentino Alto Adige, è cosa ben nota e risaputa, e ciò in virtù della mia presenza che nobilita queste umili mura, anche questo si sa e si studia nei libri di storia. Ora invece la nostra bella soffitta sta per essere soffocata da quei palazzoni di cemento che le crescono attorno come funghi incombenti, minacciosi e quel che è peggio, strapieni di negri. Prima o poi tutti gli africani stipati in quegli orrendi scatoloni di cemento arruinato busseranno alla porta per chiedere la carità. Io ho il terrore degli africani, mi fanno ribrezzo. Ogni mattina al risveglio temo sempre di trovarne qualcuno acquattato dietro i cespugli del giardino, magari sui rami del ciliegio, come le scimmie. Ci sarà pure un rimedio contro l'Africa, dico io, lei potrebbe lanciare una crociata contro i negri dalle colonne dell'Eco delle Alpi. Il Signore viene a renderebbe merito, il Signore sa quante fatiche ci è costata la purezza della nostra razza. Per fortuna sono vecchia e quindi non assisterò allo scempio finale. Soltanto l'idea che un negro
possa sfiorare con sguardo la sottoscritta oppure una persona mi cara, mi fa impazzire. Almeno quest'onta, grazie a Dio, mi verrà risparmiata. A quelle parole una risata si levò da qualche angolo del palazzo, era così sgangherata che pareva uscita dalla cella di un manicomio o direttamente dall'inferno. Santo cielo, cos'è stato? Sobbalzai mentre un'eco sinistra si propagava nella tromba delle scale. Donna Olimpia e mia nonna erano ammutolite. Domandai quindi di nuovo: avete sentito? Io non ho sentito nulla. Sarà che voi giovani oggi avete la testa confusa da troppi rumori, rispose l'anziana cartomante con un moto di fastidio da gran dama annoiata. Allora mi rivolsi a mia nonna, che però confermò la versione dell'amica. Anche lei non aveva udito nulla. E nulla sembravano aver sentito Nerina e Nerone, i due gatti siamesi di Marietta che l'accompagnano sempre in soffitta durante le visite a Donna Olimpia e che ora sonnecchiavano sul divano imperturbabili e indifferenti come due piccoli bonziferini. Forse sei un po' esaurito, Ottavio. Dirò a Leopoldina di vigilare sulla tua salute, aggiunse premurosa mia nonna. Ma cosa dici? Sei sorda? Non me la sono inventata io, quella risata oscena, ti assicuro che poco fa ho avuto l'impressione, per l'appunto, mio caro, è stata una banale impressione, tagliò corto Donna Olimpia. Al di fuori delle nostre parole qui non c'è niente di osceno da ascoltare, né tantomeno di cui ridere, ci mancherebbe che qualcuno si mettesse a ridere quando io parlo di negri. In quell'istante una seconda risata risuonò nel palazzo, insolente e beffarda come la prima, solo che adesso era talmente fragorosa da perforare i timpani anche di chi non voleva sentire. Nessuno però in quella stanza ci fece caso, come se nulla fosse accaduto, come se tutto fosse normale. Mi assalì allora il sospetto che la risata fosse scaturita da qualche recesso della mia mente o da qualche anfratto segreto della memoria, che si trattasse cioè di una risata di natura esclusivamente mentale, che solo io e nessun altro era quindi in grado di percepire e di ricordare. Una risata, insomma, come quella che avevo udito alcuni anni fa, in una limpida giornata di primavera, quando il male di A improvvisamente si era manifestato. Sì, deve essere proprio così, pensai, è il male che ride, il male che mi prolifera nella mente e si burla del mio passato. Dopodiché guardai le due vecchie che mi stavano davanti. Io ero bianco come un lenzuolo, loro invece sorridevano dei miei affanni con un'aria stolida e misteriosa. Stasera sono solo in casa, sto vivendo gli ultimi giorni tra queste pareti domestiche. Sarei un bugiardo se dicessi che sono calmo. Ho preso un sonnifero, sono andato a dormire, augurandomi di sprofondare nel sonno. E invece, come la notte scorsa e l'altra ancora, di nuovo una voce è venuta a turbarmi nel buio. Non è una voce, né tantomeno un sospiro. Assomiglia piuttosto al lamento di un'ombra portata dal vento. Se tendo l'orecchio ho l'impressione che una mano invisibile bussi alla porta per chiedere aiuto. Allora mi alzo dal letto e spalanco la finestra. Sebbene sia primavera, una fredda primavera del 1982, tra gli alberi del giardino soffia un vento odoroso di neve che mi ricorda l'inverno. Lunghe serate d'inverno trascorse con Anna davanti al focolare come sangue di neve con le ore, pare un sogno ad occhi aperti, e mentre osservo il cielo stellato e la luna calante, lentamente il fiume attraversa la città, screziato dalle luci scintillanti delle rive, poi rotola verso il mare,
solcando il tempo oscuro della pianura. Abbasso quindi gli occhi sul selciato della strada dove sibila il vento di aprile e sotto la quale si agitano vagando tra le foglie i fantasmi del passato, tutti i nostri ieri, la nostra cenere inquieta, ombre del sottosuolo, larve delle soffitte, che si confondono allora nella mente in un unico ammasso di polvere e di fantocci, in un abbraccio talmente soffocante che a momenti mi manca il respiro. Stiamo dormendo sopra le tombe delle nostre illusioni. È così che passa la vita, nel rimpianto e nell'infondatezza assoluta. E mi consolo al pensiero che fra non molto sorgerà il sole e la luce di primavera cancellerà per sempre quella folla di lemuri che mi opprime con le sue preghiere insistenti.